È su questa bella canzone, ragazzi, che io sto prendendo il sole. Scusate sempre l'inquadratura, perché abbiamo potuto fare con i mezzi che abbiamo, ma non sono da solo. Intanto do il buongiorno sulla nuova rete, siamo su canale 86, rete 8 VGA, e questo insomma ci comporta magari ad avere la presenza di tanti altri amici che magari non ci guardavano su canale 77, e speriamo comunque di essere visti da tutti gli amici del canale 77. Siamo pronti dalla spiaggia del Nicotera Beach Village anche per questa diretta di quest'oggi, 12.30, 13.30, sarete in nostra compagnia, ma io non sono da solo. Cocò, ci sei? Eccomi, se ci qua. Sei, già batti un colpo, ecco. Oggi c'è vento. Eccomi qua, Nicola. Sì, allora un benvenuto a tutti i telespettatori che si ritrovano su questo canale, ci ritrovano su questo canale nuovo, e un benvenuto, che dire, ventilato, caldo, esatto. Ma ventilato, come anche al nostro, anche al nostro ospite, e che invece ha meno problemi Jack qua di fianco, perché lui ha il capello corto. Aspettate, ragazzi, scusate, perché c'è già una prima telefonata in linea. Okay, un attimo, ascoltiamo. Solo, pronto, con chi parliamo? Pronto, Nicola? Ines, buongiorno, come stai? Nicola, da Bagnoli in Piano Reggio Emilia, sei riuscita a trovare il canale, mi fa piacere. La tua barista, ok. Come stai, Ines? È un po' che non... Di vederti, di sentirti. È un po' che non ci sentiamo, effettivamente. Non vedevo il numero. Adesso hai trovato il canale. Sì. Bene, perfetto, mi fa piacere. Oggi, guarda, mi ha detto l'editta il 1° luglio, sono arrivata subito. Hai fatto bene, un bacione allora. Per vederti e sentirti. Dopo ti dedico una canzone, va bene? Bravo. Ciao, fino cara. Fino a che ora ci sei, Nicola? Eh? Fino a che ora ci sei? Fino alle 13.30, va bene? Benissimo. Ciao, bravo, a dopo. Bravo, ciao. Perfetto, guardaci tutti i giorni, come lo stava dicendo, gli ho buttato giù. Porta pazienza, Ines. Ciao, allora, Ines. Stavamo dicendo, Cocò, che siamo in compagnia di Jack. Sì. E Jack oggi ci porta un po' di novità. Sì, già nella scorsa puntata si ricorderà la gente che ci ha seguito, ci aveva parlato di una disciplina nel quale lui appunto è insegnante, che è il Tai Chi, e ci aveva spiegato un pochino di che cosa si trattava, cose molto interessanti. Lui però, vogliamo ricordare, è il capo animatore del villaggio Nicotera Beach Village qua, e appunto in Calabria, e adesso sentiamo un po' se ha da dirci qualche novità in merito. Sicuramente abbiamo parlato di quella che è la mia disciplina, anche portarla poi nei villaggi è stato abbastanza particolare e singolare, aggiungerei. Oggi però magari ci addentriamo in quelle che sono più le attività vere e proprie d'animazione, infatti lo faremo tramite, tra virgolette, un altro ospite. Un collega, il nostro contattista di punta, nonché capodiurno, Fabrizio. Allora lo presentiamo subito, cosa dite? Dai, sì, dai, signori e signori, riconoscelo. Squillino le trombe, Fabrizio! Oh, eccolo qua! Eccolo. Ciao, qua. Fabrizio! Buongiorno a tutti, a tutta il Nord Italia che ci sta seguendo, un caloroso abbraccio dalla Calabria! Di dove sei tu, Fabrizio? Dall'accento, secondo voi? Siciliano! Dall'accento, secondo voi, da dove vengo? Palermo! No, Catania! Catania! Allora abbiamo il nostro Fabrizio che Jack lo ha definito animatore diurno, no, spiegami cosa vuol dire questa cosa! Lo spiego io, lo spieghi tu. Capodiurno vuol dire che mi occupo di tutte le attività dell'intrattenimento, dei giochi diurni, quindi della mattinata. La mattinata che si svolge dalle ore 9.30, da quando iniziamo con la nostra sigla I Love Senge, tira le mani su. È il jingle. Che poi concluderanno con le ore 18.30 con il momento latino e i balli di gruppo. Benissimo, io mi sto abituando, Nicola, troppo bene però a fare le puntate con questi due bei ragazzi di fianco, perché stai dopo calma. Sarà dura ritornare a casa. Stai calma, nello studio, anzi approfittane a salutare tutto. Il tuo maritino a casa che proprio questa mattina ha fatto la seconda dose di vaccino. È il vaccinato. Dai, ragazzi, abbiamo tante cose da dire, ma andiamo anche in musica. L'altro aggiungere qualcosa, scusami. Sì, vai. Assolutamente sì, perché essendo giugno, quindi abbiamo aperto la stagione con tante vaccinate, esatto. E quindi insomma devo dire che Checco Zalone è sempre un ispiratore della comicità, e devo dire sì, e infatti molte vaccinate io ho ballato la salsa. Vedi, e lamentati. Molto bene, andiamo in musica. L'altro giorno mi ha mandato un messaggio l'amico Paolo di Parma, pensava fossimo in
in diretta e invece no, ha richiesto "I cavalli sono stanchi" anche da dedicare alla mamma Paola. Bellissimo, a sempre di Parma. Bellissimo. Eccolo qua che arriva, Emilia Romagna Band. E voilà, "I cavalli sono stanchi", ma noi non lo siamo. Però domani, ragazzi, dovremo tornare a casa. È già passata una settimana, ma ce la siamo godute alla grande. La mia Calabria e sicuramente anche la vostra, perché qualche calabrese all'ascolto ci sarà senz'altro. Allora, Monica, vuoi fare qualche domanda a Fabrizio? Sì, sono un po' curiosa, perché dovete sapere che il lavoro dell'animatore non è poi tutto quel oro, quel che luccica, nel senso che c'è sempre il rovescio della medaglia, no? Come per qualsiasi lavoro. Tutti i tuoi amici ti invidieranno. Aspetta, che ti, bello, tengo, no? Ti tengo la chioma, aspetta un attimo. Che bello fare l'animatore, ti diverti, bellissimo, ti pagano per divertirti. In realtà non è così, perché questi ragazzi comunque faticano tanto e poi devono sempre mostrare quella faccia, no? Davanti a noi, delle persone sempre al top, sempre in formissima. E invece può capitare che c'è quella giornata che uno ha il mal di testa, non sta molto bene, no? Certo. Però deve far finta di niente. Quindi è un lavoro duro, eh? Quando è che ti è scattata, cioè, questa passione? Adesso però non farla tragica, non è che prendo il piccone e vanno in miniera, eh? No, però quando è che è scattata la passione per fare l'animatore? Sì, allora, ho iniziato la prima stagione nel 2016. Diciamo che quello che poi mi ha dato il là è stato il carattere, no? Cioè, io quello che sono qui lo sono anche fuori. Soprattutto con la comitiva dei miei amici, ero il primo a scattare, a organizzare giochi e poi ovviamente, insomma, ho voluto anche provare questa esperienza, vedere come si ci sta in un ambiente di gruppo, seguendo anche delle regole che poi ti vengono date dai tuoi superiori, che può essere il capo equipo o il capo villaggio. E da lì poi, insomma, mi sono trovato bene. Addirittura neanche pensavo che mi doveva arrivare uno stipendio. Se dici così, allora tutti a fare l'animatore. La prima esperienza non la fai per il guadagno, la prima esperienza la fai perché vuoi divertirti e vuoi metterti in gioco, perché poi alla fine nella vita sbaglia solo chi non fa niente. Quindi nella vita dovete sempre mettervi in gioco. Io mi sono messo in gioco, mi è piaciuto e adesso mi ritrovo a fare il capo diurno con delle responsabilità e poi a trasmettere la mia passione ai ragazzi di oggi, che vogliono approcciarsi a questo mondo dell'animatore. Bello, molto bello. È una realtà che assomiglia un po' alla nostra, Nicola, esatto, è vero? Perché esatto, anche il nostro lavoro viene visto come divertimento, però anche lì bisogna comunque seguire delle regole. È vero che è una cosa innata, perché tu segui quello che si nasce, non un po' cantanti, si nasce anche animatori, perché ce l'hai dentro. Però esatto, però ecco, dopo bisogna seguire. Diciamo che c'è una differenza, che noi ogni sera torniamo a casa, perché comunque quando si va col furgone a montare nelle feste, che torneranno spero molto Speriamo. Presto, poi a fine serata si rismonta tutto quanto e si va e si torna a casa, mentre voi invece vivete qui all'interno del villaggio. È un lavoro stagionale, esatto. Quindi noi sappiamo quando iniziamo, sappiamo quando finiamo, però diciamo c'è anche la stagione invernale, quindi bene o male chi lo fa come carriera può avere un guadagno tutto l'anno. Sì. Bene. Però sempre lontano dagli affetti e dalle famiglie, eh? Questo bisogna metterlo in conto. Questa è un po' la cosa che bisogna accettare, questo è purtroppo è quello che in molti di noi devono pagare in qualche modo, il fatto di lasciare magari a casa, ecco, affetti e persone care, però comunque lo si fa per una passione che vive in noi, quindi mandandolo avanti facciamo una rinuncia andando incontro ad una passione. Molto bene, andiamo avanti. Bravi, perché ragazzi, volevo approfittare anche a salutare l'amica Licia di Bologna che ha telefonato. Sì. Si trova al mare anche lei, Licia è lì di Ferraresi, ha trovato il canale 86, ricordatevi cari amici telespettatori, dalle 12.30 alle 13.30 ogni giorno con Nicola Marchese e Monica, in base a quando tornerà in studio, perché adesso lei vorrebbe stare sempre qui in spiaggia, vero? Sì, sarebbe meraviglioso stare qui a fare la trasmissione qui. E poi è arrivato anche un messaggio dalla nostra amica Silvana Di Budrio dalla provincia di Bologna. Buongiorno, che bello ritrovare. Aspetta che adesso arriva una telefonata e mi blocca il messaggio. Adesso lo rilego. Aspetta, pronto, con chi parlo? Pronto. Sono Francesco, quello che vende i salumi antico della PC Villa. Ah, ok, ma adesso siamo in diretta, ti richiamo dopo, caro, grazie. Ok.
Ciao, ciao, ciao. È una chiamata di servizio, va bene. Buongiorno, che bello rivedervi in trasmissione. Tornate presto. Ciao, un buon rientro da Silvana di Budrio. Bene, detto ciò, grazie, andiamo in musica. Sapete così che devo anche acquistare salumi calabresi, esatto, da portare a casa. Beh, nulla di male, ragazzi. Devo qua, no, un, ragazzi, siamo qua. Qualche regalino bisogna se pur bagna, farlo. Se beve. Esatto. Accontentiamo la mia amica Ines, che dopo tanto tempo mi ha ritrovato. E io ti dedico Davide Montali, cara Ines, con Amore Mio. Mamma mia, che... Eccoci qua, siamo rientrati. Nel frattempo, mentre andava la canzone, sono riuscito ad accordarmi per la soppressata, l'anduia. Beh, scusa. Che spettacolo! Intanto, abbiamo scoperto gli altarini di... Beh, sono tutti cibi prelibati che abbiamo anche assaggiato in una serata calabrese qui all'interno del villaggio. Tra l'altro, alle ore 13, dalle 13 alle 13:30, dovrebbe arrivare anche il maître, che è un personaggio molto particolare qui all'interno del villaggio. Ma Fabrizio, lo vedo pronto per un giochino, o sbaglio? Jack, dici un po'. Sì, ora vi facciamo vedere una delle grandissime attività che facciamo qui in spiaggia la mattina, un po' con la collaborazione dei ragazzi dello staff, sempre coordinati dal nostro Fabrizio. Quindi facciamo vedere uno dei tanti giochi in spiaggia condotto da lui. Bene. C'è poi una vincita, però, mi sembra. C'è il gioco aperitivo che si vince di una nota marca di motorini, un ciao, cioè nel senso che ciao. Un premio della Piaggio, me ne occupo io di fare questa dedica. Cosa abbiamo vinto? Un premio della Piaggio. Esatto, ciao, nel senso, comunque è tutto lì, inclusi, cosa gli devi dare? Cioè, va bene, niente di particolare. Vedere, dai. Va bene, dai, come si chiama intanto il gioco? Allora, sì, il gioco si chiama Afferra il bastone, ecco. Quindi già il nome dice tutto. Allora, si prende... Volete bastone... allargarvi un pochettino verso la sabbia? Ecco, Okay. Perfetto. Allora, basta, è un gioco che va sul risparmio, questo, perché basta prendere un bastone della scopa, anche una canna di bambù va benissimo. Si prende dalle due estremità. Bene. L'ospite si metterà di fronte dove c'è Monica in questo momento. Io lo tengo dalle due estremità. A un certo punto, vabbè, lo distraggo facendo delle facce, e tu lo fai cadere, lui deve... delle movenze, ecco, no, che possono distrarre l'ospite. L'ospite deve mettere le mani, una o due, parallele al bastone. Io lo lascio e qui bisogna... E ciao. È proprio un ciao. Però adesso vi facciamo vedere una dimostrazione con il nostro capo. Esatto, guardiamo. Il bello della diretta, vediamo se... Attenzione. Mi riesce al primo colpo, perché non è detto. Ecco, attenzione, vediamo. Tai chi, eh? Si guardano fissi negli occhi. Intanto avvicina il microfono alla... Sì, io per esempio una delle tecniche è il bacino. Muovo sempre il bacino per distrarre l'ospite. Per distrarre l'ospite, che se è una donna magari funziona, ma se è un... Eccolo! Grande! Ce l'ha fatta il nostro Jack. Applauso al nostro Jack. Ragazzi, sembra facile, ma bisogna avere i riflessi pronti. Bene. Allora, guarda, ho fame, sono sotto il sole. No, adesso ti metti in gioco, cara. Va bene, Jack, tieni il microfono. Vediamo se riuscirà la nostra Cocò ad afferrare il bastone. Se mi fa il movimento del bacino, io mi distraggo. Eccola. Infatti, il segreto è quello: non guardare il bacino. Tu mandagli un bacino, che così... Il segreto è le ginocchia piegate. Esatto. Mandare le ginocchia piegate. Per fortuna che non riuscite a vedere sotto. Quando, ecco, devi afferrare il bastone. 3, 2, occhio. Ecco la tattica del nostro Fabrizio. Liscio, niente. E la nostra Cocò ha perso. Niente, mi sono distratta dal Elvis. Vabbè, the Pelvis in the però Memphis. Anche se hai perso un ciao, te lo diamo lo stesso. Grazie. Telefonata in arrivo, un attimo solo. Pronto, con chi parliamo? Ciao Nicola, sono la Guglielmina. Ciao Guglielmina, come stai? Bene, bene, vedo che sei in villeggiatura. Sì, anzi è un peccato dover tornare a casa, ma dobbiamo farlo. Bene, bene. Comunque presto saremo anche a Gatteo, se vuoi venirci a conoscere, cara Guglielmina, dal 31 luglio al 3 di agosto, ok? Vabbè, ascolta, io... Dimmi. Vi saluto tutti e buone ferie. Grazie, ciao, dopo ti dedico una canzone, ciao cara. Sì, sì. Ciao, bene, ciao, ciao, bene, ciao, ciao. Bene, approfittiamo, visto che siamo in vacanza, noi sempre di mare parliamo, perché sì, comunque c'è anche questo nostro weekend lungo dal 31 di luglio al 3 di agosto, sabato, domenica, lunedì e martedì, e Nicola Marchese e Monica all'Hotel Metropole di Gatteo Mare. Le nostre dirette non mancheranno e saremo anche in compagnia dell'amico Fulvio, ma dopo lo vedrete anche nello spot. Andiamo a dedicare una bella canzone, no, nostra,
all'amica Licia di Bologna che aveva richiesto la nostra canzone, la dedichiamo anche a Silvana di Budrio e in questo caso anche a Guglielmina di Bagnacavallo che ha appena telefonato. Boom, boom, va bene? Perfetto. Andiamo ragazzi, vamonos! Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'Hotel Metropole. Pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman. Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e TV di Nima Show Live e Vado a Liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya e bagno turco. Durante tutto l'anno creiamo eventi a tema grazie a uno staff di animatori professionali. Il camping Le Fonti ti aspetta a Cervarezza Terme. Concedetevi una pausa con Express, la qualità in distribuzione automatica. Distributori di bevande calde e fredde, snack, area break, prodotti complementari. Disponibile caffè in capsule. Express, via Don Minzoni 110, a Gattatico di Reggio Emilia. Telefono 0522 672392 oppure numero verde 800 911 770. Novalis, la passione, il vero motore del nostro lavoro. Un grazie di cuore agli amici e collaboratori di ieri, oggi e domani. 40 anni e sempre ieri. www.novalis.it. Eccoci qua, siamo rientrati dopo la pubblicità, subito una chiamata in diretta, vediamo chi è, se mi vogliono vendere qualcos'altro, magari, non lo so. Pronto, buongiorno! Pronto, con chi parliamo? Pronto, pronto! Pronto? Ho chiamato prima? Sì, da Franca di Funo, adesso sei in diretta, Franca, sì. Dimmi pure. Sì, avevo chiesto blu fammi entrare. E volevo dirti che il 29 giugno... Sì... Franca e Gastone hanno festeggiato i 52 anni di matrimonio. Oh, tanti auguri! Allora così te la dedico con tutto il cuore. Ciao cara, ciao, 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 bene, bene, bene. Bene, mi fa piacere, sono belle notizie queste. Intanto bello, aspettate bello. Un attimo ragazzi che vi faccio vedere in onda anche voi. Eccovi qua, pronti, ma prima c'è un messaggio da leggere. Sì. Ciao Nicola, vorrei fare una dedica a mio padre Giuseppe che oggi compie gli anni, papà. Gli anni, papà, tutti i figli, nipoti e mamma, ti vogliamo bene. Canzone Se fosse reale di Omar Codazzi. Bella. Grazie. E scrive Sabrina. Tra poco ti accontentiamo. Siamo pronti per parlare con l'amico Fabrizio, sì, della situazione serale, per quello che succede durante il villaggio, durante il soggiorno nel villaggio dei turisti. Esatto, ci ha accennato appunto dei giochi che si fanno di giorno in spiaggia. Adesso sentiamo un pochino alla sera cosa succede. Sì, si riprende sempre dalle ore 21, quindi post cena, col nostro piano bar, quindi musica soft, italiana possibilmente, e poi insomma chi vuole ballare in liscio può già ballare con la propria dama o il cavaliere.
Poi alle 21.20 per i più bambini andiamo al teatro perché c'è la mini disco, la baby dance. Che piace anche ai grandi. Sì, devo dire sì, riusciamo anche a coinvolgere i genitori ed è bello quando il bambino, il figlio e il genitore si uniscono e vedere i loro volti spensierati e ballare tutti insieme è sempre un bel momento. Poi alle ore 22 inizia lo spettacolo della prima serata che, come voi ben sapete, cambiamo ogni sera, quindi dal cabaret al karaoke, alla serata ospiti che ci sarà stasera, al super classifica show che c'è stato ieri sera, bellissimo, molto bello, molto bello, molto complimenti, molto professionale tutto, veramente complimenti. E poi vabbè, ovviamente stiamo lavorando anche per altri musical, come uno che già ce l'abbiamo quasi pronto, che è quello su Freddie Mercury, Show Must Go On. Fantastico. Ah, ecco perché Jack prima ha detto che Fabrizio parla come Freddie Mercury. Allora, questi sono gli appuntamenti all'interno del villaggio. Noi andiamo subito in musica, dedicata appunto al signor Giuseppe che compie gli anni. Arriva Se Fosse Reale di Omar Codazzi. La Bastia, estate 2021, a San Posidonio, Modena, via Togliatti. Ingresso 10 euro con spuntino a metà serata. Info e prenotazioni Debora al 348 52 98 529. Mercoledì 30 giugno, Edmondo Comandini. Mercoledì 7 luglio, Ruggero Scandiuzzi. Le serate saranno accompagnate dall'orchestra base di Roberto Morselli. Serata sotto le stelle, sabato 3 luglio a Bibbiano, presso il nuovo Circolo La Manara, via San Giovanni Bosco 10, Bibbiano, Reggio Emilia. Si cena dalle ore 20 con gnocco fritto, chizze e salume. Prenotazione obbligatoria al 351 97 92 918. Ascolterete le canzoni di Nicola Marchese e Monica. Agriturismo, la Corte dei Landi, a Cadè, Reggio Emilia, via Castello 35. Cena e musica al chiaro di luna, giovedì 8 luglio dalle ore 20.30. Antipasto misto della tradizione, tortelli verdi con burro e salvia, dolci della casa, acqua, vino e caffè, 25 euro compreso lo spettacolo. Musica proposta da Nicola Marchese e Monica. Prenotazioni al numero 339 48 49 498. E questi sono i nostri appuntamenti, ragazzi, ricordatevelo: la Bastia, San Posidonio, Modena, mercoledì, ormai è già andato, vi aspetta mercoledì 7 di luglio, e noi saremo appunto sabato 3 a Bibbiano e giovedì 8 in quei di Cadè alla Corte dei Landi, ma si è aggiunto anche un appuntamento in quei di Novellara al Circolo Ricreativo Novellarese, dove saremo io e Monica con le nostre canzoni. Detto ciò, devo leggerti un messaggio, Coco. Dai. Coco, ma sei una ragazza tuttofare, bravissima. Grazie. Grazie per la bellissima canzone. Ciao, a presto, Silvana da Budrio. E poi abbiamo un po' di messaggi che non stavo leggendo nella pagina Facebook. E c'è Lupo Nomade, buona giornata di relax e di musica. E a tutti voi amici, Monica sempre più bella, con quei capelli al vento, una leonessa. Eh sì, tu lupo, io leonessa. Esatto, un bacio. A lupo, a lupo, ripigliate. Dai, che si scherza. Ciao lupo. Ci mancherebbe. La nostra Delphi Conforti, bravissimi, canzoni meravigliose, una musica divina. Ciao a tutti, Nicola e Monica, e a tutti voi. E ragazzi, scrivete un messaggio per Fabrizio, se no mi va in shock anafilattico. Sì, perché, perché lui ci tiene tanto. Esatto. Ciao ragazzuoli, Gianni Francia, buona giornata al mare, in quei della Calabria. Mi fai sentire Arriverà di Francesca Mazzucato, cerco di fare tutto il possibile, caro Gianni. E poi abbiamo ancora, c'è un po' di vento, Sì, a me non mi scompiglia. La nostra Barbara Bortesi, ciao a tutti, vi vedo benissimo. Eh sì, cara Barbara, ciao, ci vedi Barbara. Benissimo, ma dobbiamo tornare a casa e ci vediamo ovviamente sabato sera anche con te. La nostra Roberta che ci segue dalla sala da pranzo, buongiorno carissimi amici, buon giovedì, vi abbracciamo forte forte, Robby. Ciao, Robby e Riccardo. Allora, ci voleva raccontare una barzelletta o sbaglio? Sì, allora, prima però, perdonami Nicola, volevamo Vai. Ricordare un attimo che il programma del villaggio, spiegaci un po', Sì, è bisettimanale, proprio perché abbiamo molti ospiti, soprattutto provenienti anche dal nord Italia, che anziché fare una settimana ne fanno due in nostra compagnia. Ostreghetta, quindi... ce ne sono pure dal Veneto, ma noi in Veneto siamo seguiti tramite Media 24 e possiamo salutare tutto il Veneto. Assolutamente sì, abbiamo avuto proprio una settimana fa un numero abbastanza importante, circa 50-60 persone del Veneto,
quindi, che tra l'altro volevano ballare sempre ogni sera il liscio. Bravi, bravi, siamo arrivati la settimana dopo noi. E quindi sì, proprio perché ci sono persone che fanno famiglie o gruppi che fanno due settimane, noi il nostro programma è bisettimanale, quindi diamo una varietà in maniera tale che l'ospite poi la sera non veda sempre le stesse cose, ma almeno possa cambiare, appunto, quindi ha una scelta, ecco. Benissimo, benissimo. Andiamo veloce con la barzelletta. Stasera ci ricordi? Ah, beh, ci siamo noi. Ricordo l'appuntamento di stasera, perché alle ore 21. Non voleva dirlo, beh. Ci sarà Monica e Nicola. Che... in piazzetta, vi aspettiamo, eh? Sì, sì, sì. Facciamo anche la diretta stasera. Magari un pochettino sulla pagina di Mara. Fino alle ore 23. Noi ovviamente con l'animazione saremo impegnati col talent show, con altri ospiti, però alle ore 23 ci raggrupperemo insieme, come l'altra volta, sì, per ballare. Se mi pagate lo straordinario, perché sennò sì, io... c'era pure una festa di compleanno. Io spengo tutto, No, scherzo, ci mancherebbe una... No, è bellissimo stare insieme a questi ci ragazzi. Ci siamo trovati molto bene, poi soprattutto la disponibilità che hanno questi ragazzi, hanno portato a tutto questo, anche la diretta, sì, si sono messi a disposizione, a sì, questo sì, mi sì, fa sì, molto piacere. Vabbè, per noi stare con voi che siete dei professionisti, per noi grazie, è sempre un caro piacere, anche un modo per migliorare e rubare delle cose che poi a noi possono ritornare utili sul nostro è lavoro. È vero, anch'io guardo i grandi quando mi voglio ispirare, no, tu fai però bene. Però è bello. Barzelletta sì, veloce, sì, dai che andiamo in musica. Allora, non voglio rubare troppo tempo. Pierino, la nonna dice a Pierino, oh dai, se porti un bel voto a scuola ti do 20 euro. L'indomani Pierino va a scuola, torna, nonna, nonna, ti ho fatto un regalo. La nonna tutta contenta, ah, hai preso un bel voto? Lui, no, ti ho fatto risparmiare 20 euro. Bellissima questa. Andiamo con Blu, l'amore blu, per Franca di Funo e Gastone, che hanno festeggiato i 52 anni di matrimonio. Auguri. Tutta per voi. E voilà, siamo rientrati, arrivano anche i messaggi. Ciao Nicola, puoi mandare Follia d'amore, Frank David, grazie da Gianna. E poi c'è anche l'amico Otto et Furlè, come dice lui. E salutoni al mitico duo di Vadaliscio, Nicola e Cocò, se vuoi dire, se puoi, devi dirmi di sì, di Frank David, grazie Otto et Furlè, bella la location, vi invidio. Ho scelto Follia d'amore perché è arrivata prima Gianna, dai Otto, la settimana prossima ti accontentiamo con Devi dirmi di sì. Allora, siamo giunti ormai al termine, la nostra sì, prima puntata su Canale 86 sta terminando, grazie per essere stati in nostra compagnia e salutiamo, congediamo il nostro amico Fabrizio. Fabrizio, vuoi salutare qualcuno? Bah, io saluto, intanto vi ringrazio per avermi reso partecipi e ospiti della vostra trasmissione. Grazie a te. E poi no, vabbè, saluto diciamo tutti coloro che mi conoscono, che stanno da quelle parti. C'è c'è un commento per te, caro Fabrizio. Aspetta che leggiamo subito il messaggio. Ma chi è questo ragazzo bello, affascinante? Me lo sposerei. Chi è? A Arnaldo di Canicattì. No. Lo conosci? Ma Canicattì è dalle tue parti? Sì, Canicattì sì. Ecco, però perché... Arnaldo non mi... Salutiamo non Arnaldo, niente, salutiamo lo stesso, non, dai. Non mi ispira fiducia. Allora andiamo in musica, accontentiamo sì, intanto l'amico Gianni Francia con Arriverà di Francesca Mazzuccato. Subito dopo ci saluteremo con un'altra bella canzone. E non ci porta via il vento. Anzi no, ci salutiamo proprio in questo momento, sì, perché il tempo è sta quasi per terminare. Ciao, ciao. Ciao a tutti amici, noi torneremo in diretta lunedì 5 luglio, ok, dagli studi, ahimè, rimpiangeremo questa bellissima location, davvero, vero Cocò? Ciao Fabrizio, Fabrizio, ciao Cocò, buongiorno a voi, stessa ora, stesso canale, stessa spiaggia, stesso mare, magari. Ciao! Amici, vi presento la discografia completa dell'orchestra Nicola Marchese. Spegni la luce, Mare Mare, Stella del Nord, Un angelo nel blu. Ed ecco le ultime novità. Grazie musica, musica e parole. Per informazioni e prenotazioni telefonate al numero 393 1912 091. In viaggio con Nima organizza un weekend lungo a Gatteo Mare, dal 31 luglio al 3 agosto presso l'Hotel Metropole. Pensione completa con bevande e pasti, servizio spiaggia, assicurazione sanitaria e annullamento, trasferimento andata e ritorno in pullman.
Quota di partecipazione 390 euro a persona, tutto compreso. Due intrattenimenti musicali pomeridiani con Nicola Marchese e Monica, incluso aperitivo. Durante il soggiorno dirette radio e TV di Nima Show Live e Vado a Liscio. Per informazioni e prenotazioni, Agenzia Viaggi Porto Franco. Telefono 0522 90 20 54 90 20 19 oppure 0521 06 14 12. Tadini e Verza, storico negozio di alta moda maschile a Modena, ti offre da sempre qualità, professionalità ed eleganza. Tadini e Verza, dal 1880, il piacere di vestire italiano. Il camping Le Fonti è situato nel cuore dell'Appennino reggiano, a 1000 metri sul livello del mare. È un'ottima base per escursionisti, oltre che un luogo di riposo sereno e tranquillo tra la natura incontaminata. Il campeggio gode di una vastissima area per camper e tende, oltre che tanti accoglienti bungalow. A vostra disposizione anche un centro benessere con idromassaggio, piscina, grotta del sale con vero sale dell'Himalaya.